Amici sportivi di Canale 50, un cordiale saluto, siamo alle semifinali del torneo delle Contrade di Pietrasanta. Si incontrano le formazioni del Ponte Strada e del Marina di Pietrasanta. Insomma, giocano in Serie D, chi in eccellenza, chi più giù, ci sono anche giocatori magari un pochino più datati, però insomma, si conoscono tutti, sicuramente c'è grande voglia di far bene. Io credo atto che alla fine insomma prevarrà in campo, al di là che sono tutti amici e la voglia di ma sai, qua ha sentito il torneo delle Contrade, come il Resta di Areggio, per non parlare di Querceta. Inizia questa prima partita, questa prima semifinale. Ora la forza rossa, pallone ancora in possesso del Ponte Strada, c'è un tiro. Macchiarini, colpo di testa da parte di Macchiarini, si è fatto trovare la difesa del Marina, Mancini potrebbe anche tirare, c'è il tiro, ma c'è la Giovi, non si fa sorprendere. Il pallone rimane lì per il Marina di Pietrasanta, tocca indietro per Seghi, tiro Seghi, lo spinge di pugno Bartelletti, buona destrazione da parte del Marina. Marina tocca indietro, pallone da questa parte, arriva Benetti, deve tirare al volo, tira sulla sinistra, viene Cerrucche, calcio di rigore per il Marina di Pietrasanta. In effetti Cerrucche è andato via, è stato brancicato. Crovi parte con poi punta di destro, passato 1-1, pareggia Crovi esattamente al 18° del primo tempo, 1-1. Palla Macchiarini, Mancini converge, tiro, respinge Ceracioli, una gran botta per Cerrucche. Cerrucche entra in aria, Cerrucche, pallone. Mezzo gol di Cerrucche, mezzo gol ha perso il pallone qui. Si è preso sulle spalle questa squadra, proprio pallone nel mezzo, colpo di testa, troppo semplice per Ceracioli. Allora aspettiamo. Carlo in mascia il civile, pallone bello tagliato, e c'è il pallone che di poco non è stato del gol, praticamente a discesa è andato fuori, e attenzione, palla in profondità, attenzione, entra in rigore, mette il pallone. Pareggio da parte di, vediamo chi è, perché non riusciamo a vedere qual è l'autore del gol. Delitto, punizione. Delitto direttamente su punizione di facermi Delitto. Al 30° adesso sarà il portiere, perché la palla gli è rimbalzata davanti. Calcio d'angolo, pallone nel mucchio, passò il pallone con calma Ceracioli, c'è De Witt, pallone messo su, bello però, mamma mia, che pallone che è andato sul fondo, liscio sul liscio, veramente via Raiola. Palla dalla parte opposta, Cicca Benetti, attenzione, pallone, c'è il miracolo di Ceracioli che salva questa situazione, veramente Ricci, c'è la punizione regalata, parte Granaiola, e pallone ancora,
Viola da questa parte, non so se si va fino a mezzanotte diretto, ma in testa, palla al braccio a Ceracioli, che aveva chiuso l'unico angolo dove poteva battere il pallone il giocatore. Finisce Marina di Pietrasanta, batte Pontestrada ed è la prima finalista del torneo delle contrade.